C'è stata una live di recente dove vi ho invitato a recitare una frase che ora vi andrò dicendo, che può essere di grandissimo aiuto per togliere dei problemi che vi stanno, diciamo così, fermando rispetto a un progetto, un rapporto di coppia, insomma le cose più svariate. E questa frase, ovviamente, visto che mi occupo per la maggiore di quella che viene chiamata la psicobiogenealogia, beh, è qualcosa di associato all'albero genealogico, ma è qualcosa che ha a che vedere con voi, con noi. Cioè, ognuno di noi ha un dovere alle spalle, parlo di un dovere in senso inconscio, di qualcosa da sistemare. Cos'è? Il senso di esclusione che ha vissuto un componente genealogico piuttosto che un altro, però talvolta noi non sappiamo esattamente dentro a quale storia genealogica o quali storie genealogiche noi siamo inseriti. Beh, con questo video di oggi, un video di risposta, vedremo esattamente cosa fare, le varie alternative per riuscire ad avere quella marcia in più che a volte ci torna veramente utile. Tutto questo dopo la sigla. Come sapete, io non lavoro da solo nella mia attività, o meglio, esiste Fabio Nezzak, ma Fabio Nezzak ha alle spalle persone che lo aiutano, e parlo delle mie collaboratrici. Beh, un giorno mi trovavo di fronte ad una sessione, una cosa non dico recentissima, però non è neanche tanto in là nel tempo, dove sentivo di aver bisogno di qualche informazione in più, e conoscendo l'esperienza della mia collaboratrice Daniela, costellatrice di Milano, a cui faccio volentieri pubblicità senza esserci organizzati, voglio dire, però lei mi disse: guarda Fabio, c'è una cosa che tu dovresti dire nei video che è molto importante, parte da Bert Hellinger, sia molto chiaro questo, e io ve la riassumo così. Lei ovviamente ha usato riferimenti un po' diversi. C'è in genealogia qualcuno che ci sta involontariamente limitando. Il suo senso di esclusione, si diceva, lo stiamo in parte rivivendo noi nei vari settori della vita. Beh, dovrete munirvi di un bambolotto. Ve lo dico perché si renderà più semplice. Non dovete fare chissà che, ve lo dico subito, né esporlo più di tanto. Dovete immaginare, questo è più o meno quello che Daniela mi suggerì, dovete immaginare il vostro problema. Chiudete gli occhi e cercate di percepire, al di là se sapete o meno i fatti, qualcuno che è disteso davanti a voi a terra, che solitamente disteso a terra è il morto, può essere un aborto o altre situazioni, con cui voi siete legati a livello sottile e che ha vissuto un senso di esclusione, non si è sentito riconosciuto oppure è stato abbandonato. Sapete che andando su di generazione in generazione sappiamo sempre meno, quindi lavoriamo in forma generica. Prendete questo bambolotto che vi dicevo e lo posate a terra, come a rappresentare quel soggetto di cui vi ho appena fatto accenno. Dopo un po' voi dovreste prendere questo bambolotto, e lei diceva a Daniela: invita le persone a guardarlo bene, questa cosa ve l'avevo detta in una live, quindi per qualcuno non sarà una novità, guardarlo bene, come per dire lo guardo negli occhi, cosa che non fu fatta a livello sottile all'antenato, e quando lo stai guardando ripeti, lei diceva 3 minuti, io ti vedo, io accolgo il tuo destino, ti porto anche nel mio cuore. Il fatto di dire io ti vedo, io accetto, accolgo il tuo destino, è una grandissima cosa, perché torniamo indietro nel tempo, ci fu una mamma che abortì, ci fu qualcuno che perse un affetto, sta di fatto che quel qualcuno che è sopravvissuto, beh, non ha accettato tutto questo, quindi non ha accettato che il destino fosse andato in un certo modo, e c'è anche uno stato di rabbia dentro. Ma al di là della rabbia, noi dobbiamo dire al posto dell'antenato che non accettò quel destino,
io ti vedo e io accetto il tuo destino, lo accolgo. Perché? Perché colui che ci sta, tra virgolette, limitando involontariamente, questo antenato vittima, escluso, chiamiamolo come vogliamo, è un soggetto dentro il quale noi, è come se noi fossimo dentro la sua vita. Perché l'idea è sempre che lui è dentro la nostra vita, ma noi siamo dentro la sua vita e stiamo sperimentando dinamiche simili. Solo che lui è impotente, incapace di agire, è impossibilitato di agire, quindi utilizza il nostro nome. Noi utilizziamo la sua direzione, si direbbe il suo destino, triste, talvolta anche crudele, però ecco, perdendo queste opportunità rimaniamo un po' incastrati lì. Poi ci sono cicli della vita dove tutto questo smette e ipotesi ricomincia con un altro antenato, ma questo è un capitolo su cui magari intorneremo più avanti. Un'altra frase che suggerisco spesso di fronte a situazioni del genere, ok, io ho detto che dovete ripetere, io ti vedo, io accolgo il tuo destino, però una frase che dovreste aggiungere è: ora vai alla luce, come per indicare una direzione, perché io ho deciso, rimango ancora qui vivo. Il dire io rimango ancora qui vivo è molto importante, perché sappiamo benissimo che l'idea, per esempio, di sopravvivere a un lutto viene messa in discussione quando si vive il vero e proprio lutto. Questa cosa passa a noi. L'idea di non avere più una vita, diciamo, ricca di gioia, perché ci manca quel pezzo, che sarebbe quel pezzo di cuore, quell'amore che provavamo per quella persona, per quel soggetto. Bene, ora vai alla luce perché io ho deciso, rimango ancora qui vivo. È una grande decisione e tra l'altro è liberatoria per noi e molto probabilmente per l'intera genealogia. Ora, per gli amanti dei rituali, non sarebbe male eventualmente usare veramente un bambolotto, cioè nel senso di tenerlo, con sé, posato su di un mobile e che noi riprendiamo tutti i giorni, cioè potete farlo anche solo una volta, però io sono a favore di quei rituali che vengono ripetuti per tot giorni. In questo caso l'ideale sarebbe almeno 14 giorni, volessimo osservare i propri principi numerologici. Poi quello che potreste fare è prenderlo tutte le sere in mano, ripetere le due frasi che vi ho indicato: io ti vedo, io accolgo il tuo destino, eventualmente io ti porto nel mio cuore, ora vai alla luce perché io ho deciso, rimango ancora qui vivo. E in quel momento prendere la classica goccina di miele che suggerisco spessissimo e mettercela sulla boccuccia. Perché? Perché così andiamo a completare quello che è il verbo, attraverso la parola, ha dato, diciamo così, una specie di, ha spaccato lo schema. Il miele va a risolvere il problema che c'è stato alla radice, l'assenza di l'idea che non è stato salvato, quindi che non si è sentito amato. Del resto l'aborto, per fare un esempio pesante, però uno tra gli esempi più frequenti, qual è la convinzione inconscia? Che l'aborto dica: se mi aveste veramente amato, io sarei vivo. Invece non mi avete amato, non avete fatto di tutto per farmi nascere. Ora non sono qui a fare discorsi, voglio dire, questo è un ragionamento che fa l'inconscio, non di certo sarebbe il ragionamento che fa Fabio rispetto ad una perdita, ad un aborto. E questo vale sia per gli aborti involontari, sia per gli aborti involontari. Parlando di aborti, parlando di tutte le altre morti, è la stessa cosa, anche avesse 90 anni il soggetto, 100 anni. Perché? Perché non è mai a caso una malattia. Se muore di un problema ai polmoni, chi ha studiato un po' Hammer, medicina germanica e altre discipline, sa che il polmone è associato ad una paura in particolare, la paura di essere stati abbandonati, che può averla vissuta chiunque, non solo chi
è figlio di NN. Anzi, la paura dell'abbandono ce l'hanno tutti gli umani. Io dico sempre che è la paura delle paure. Una volta terminati i 14 giorni, come già sapete, per chi mi segue ormai gli esce dalle orecchie, in una giornata, quando non sta piovendo, prendete il bambolotto, lo sotterrate, lo coprite, ci mettete un fiorellino e una manciatina di riso e delle gocce di miele. Il fiore può essere anche reciso, tipo una margheritina. Al momento, a livello inconscio, c'è una vera e propria trasformazione da morte a rinascita. Il riso e il miele serve per ringraziare la madre terra di aver accolto il dramma e di averci permesso di elaborare il tutto. Non va annaffiato il fiorellino, anche perché se è reciso, voglio dire, 99% delle probabilità quello non sopravvive per sua natura. È il cambio di immagine che a noi serve principalmente. Tra l'altro, se volete, sotto al bamboletto, al bambolettino, ci potete mettere un post-it giallo come faccio fare spesso, e quelle parole che vi ho indicato prima le potete scrivere e lasciarlo lì sotto per 14 giorni e lui sopra, seduto, in piedi, posato così. Poi, per chi non ama molto, ovvio, sotterrare la plastica, prendetelo di un materiale che si possa, tra virgolette, decomporre nel tempo. Però di fronte a queste cose io non starei lì tanto a guardare questo pezzettino di plastica che è di plastica. Valutate voi. Per quanto riguarda i discendenti, beh, è ovvio che stiamo togliendo un programma, un senso di esclusione, un senso di sconfitta che ha la genealogia, perché una morte, una malattia o altro, o anche il semplice aver trascurato e non riconosciuto qualcuno, genera dei sensi di colpa, e le colpe dei padri passano ai figli, insomma. Quindi diamoci sotto, come si suol dire, lavoriamo su di noi anche per il bene della discendenza. Del resto, sento spesso dire: io vivo per i miei figli. Beh, facciamolo a questo punto veramente. Ora, qui sotto tra i commenti riportate qualcosa dove voi ci siete arrivati in autonomia, tipo: secondo me quell'aspetto della mia vita è stato condizionato da quell'escluso, da quell'abbandonato, da quel rifiutato. Sapete, anche il fatto di cogliere l'opportunità attraverso questo video di ragionarci e di metterlo per iscritto, insomma, è uno sblocco non indifferente, può essere di aiuto anche per chi poi legge. Bene, come sempre vi chiedo di mettere un bellissimo like a questo video, perché mi aiuta con l'algoritmo, e di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, cliccando sulla campanellina, così vi arrivano le notifiche anche delle live. E come sempre vi ricordo, qui sopra, per chi mi segue da Facebook e qui sotto da YouTube, ci sono tre link. Il primo vi permette di accedere a questa pagina del sito, dove avete due link, due moduli. Il primissimo modulo vi permette, compilato, di avere informazioni dalla mia collaboratrice per una sessione di sblocco nei vari settori della vita: sentimentale, lavorativo, finanziario, insomma, di vario genere. L'altro modulo invece per poter accedere al percorso dell'attivazione della chiaroveggenza come talento dopo aver fatto una sessione di sblocco. Attenzione, comunque verrete informati di tutto. Il secondo link invece vi permette di accedere a quest'altra pagina del sito, dove avete i miei videocorsi, quelli completi. Cioè, noi qui con questi video, non dico che stiamo scherzando, però diciamo la punta dell'iceberg di quello che si può dire rispetto a questa conoscenza che ci può aiutare per evolvere noi, la discendenza e l'intera, ma anche l'intera umanità, perché nel nostro piccolo possiamo fare grandissime cose. Ogni azione ha sempre un riflesso a livello mondiale. Il terzo link invece vi permette di poter accedere alla pagina, questa pagina del mio sito, dove avete le informazioni relative alle live che tengo di lunedì. Poi sapete che ho intenzione di fare dei cambiamenti, vedremo, insomma. Bene, vi ringrazio tantissimo di essere arrivati fino alla fine di questo video. Un grandissimo abbraccio dal vostro FabioNezzac.net.